a tutti e a tutte, ragazzi e ragazze, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova run su Near Replicant. Allora, innanzitutto devo porgervi le mie scuse, ma per ragioni a me sconosciute, l'audio dell'ultima parte di gioco della scorsa puntata è andato corrotto e quindi perduto. Ho deciso di tagliarlo perché era davvero particolarmente fastidioso. Non ho idea davvero di come sia successo, ma non preoccupatevi, anzi, l'importante è che sia successo quando eravamo già nei titoli di coda. Dopo non ci sono state scene extra, quindi insomma, non vi siete persi e perse assolutamente nulla. Però mi dispiace per aver interrotto in maniera così brutale il video. Fortunatamente le mie considerazioni su questa prima run le avevo già fatte, quindi nulla di grave, davvero nulla di grave. L'unica cosa che però posso dirvi è che alla fine ci veniva spiegato come si sarebbe configurata la run B che andremo ad affrontare adesso. E la vivremo, la giocheremo dal punto di vista della succinta Kainé. Davvero non me l'aspettavo. Pensavo avremmo giocato dal punto di vista dello Shadow Lord, mi sarebbe piaciuto, ma magari accadrà nella terza run, chi può dirlo? Perché sarebbe stato interessante vedere dal punto di vista dello Stiva Ombra cosa sarebbe accaduto. In ogni caso, dovremmo aver sbloccato anche delle cosine a livello di DLC, oltre che i costumi di Automata, le nuove colonne sonore. Vediamo. Buttiamoci in questa nuova avventura, o meglio, forse la stessa avventura, ma da un nuovo punto di vista, non lo so, lo scopriremo, e sono molto molto curioso. Whenever I interacted with Kainé, I was reminded about something from my past. Maybe my mind has been confusing her with my sister this whole time. Anyway. Quindi con Kainé, però dalla seconda parte di gioco, Sogni di Kainé, discriminazione. Scopriremo qualcosa di più sul background di questo personaggio? Ah, attenzione, testuale. Il rumore della pioggia pervadeva il villaggio. Era amplificato dalle ripide scogliere circostanti, che rendevano scrosciante come un nubifragio anche la più lieve pioggerella. Dalle capanne si levavano volute di fumo mentre gli abitanti del villaggio attendevano la fine del temporale rintanati nelle loro case. Solo una piccola figura ebbe il coraggio di sfidare il nubifragio e camminava lentamente verso la banderuola lignea a forma di falco che svettava al centro della città. Una volta raggiunta la banderuola, fissa in quel luogo da tempo immemorabile, si fermò a fissarla. Il viso della giovane figura era al contempo delicato e fiero, come una tazzina sopravvissuta a un naufragio. Quei tratti, combinati con una pelle diafana, rendevano il suo viso quasi androgeno. È la nostra Kainé, eh? Se il becco punta a est, torno a casa. Se rimane puntato a ovest, allora. Esitò. I capelli grondavano di pioggia e l'acqua si riversava ai suoi piedi. Ti prego, dai, ti prego. Il vento sferzò la banderuola che iniziò a muoversi. Ruotando velocemente su se stessa, si arrestò con il becco puntato saldamente verso est. Est? Davvero? Prima che la banderuola potesse girare ancora, una roccia aguzza sferzò l'aria roteando e colpì quella testolina fradicia. Cadde a terra a causa della forza del colpo, mentre una pioggia di rocce iniziò a cadere tutto intorno. Oh no, mi hanno trovata! Un sorriso straziante le solcò il viso, mentre le pietre continuavano a cadere. Un rumore di passi si aggiunse a quello della pioggia, e una voce urlò: Ehi, Kainé! La voce apparteneva a Dimo, il bullo peggiore del nido. La stavano lapidando, altro che discriminazione. Mentre Kainé si alzava a fatica, un'ultima pietra schizzò nel fango colpendole il piede. Il sangue colava da un taglio sopra l'occhio e la sua vista era annebbiata, ma riuscì a distinguere le sagome di Dimo e della sua banda di canaglie. Questa parte mi ricorda un po', non so se l'avete letto, mi ricorda un po' It, la parte in cui viene fatto il bullismo ai losers, ai perdenti. Quindi Bill, Ben e la sua banda, beh, insomma, chi ha letto il libro capirà a cosa mi riferisco quando vengono lapidati dai bulli rivali. Però
Per un attimo il ragazzo sembrò sorpreso dall'indifferenza di Kaine verso le sue ferite, ma recuperò presto la spavalderia. «Che cosa c'è, mostro? Ti piace la pioggia? Ti piace bagnarti fino al midollo, eh? O hai finalmente deciso di scappare di casa?» Pur sapendo che era un tentativo inutile, Kaine cercò di andarsene. Ma prima che potesse muovere più di qualche passo, gli altri bambini la circondarono con gli sguardi ardenti di crudeltà. Kaine sapeva che anche i genitori dei bulli la fissavano dal caldo delle loro case, c'era abituata perché succedeva di continuo, e se alcuni abitanti del villaggio facevano finta di non vedere le azioni dei propri figli, altri le incoraggiavano apertamente. Bel posticino, il nido, tutto sommato sono contento che Mil l'abbia distrutto, lasciatemelo dire. In una società governata da superstizioni e paura, Kaine era una creatura da odiare ed eliminare. «Ho forse detto che potevi andartene, mostro?» Ogni parola di Dimo era una pugnalata al cuore. «Non può ferirmi», mentì a se stessa. «Sono forte, sono coraggiosa. Non può ferirmi, non può ferirmi, non può. Guardate, il mostriciattolo sta per scoppiare in lacrime. Cosa c'è? Sei triste perché tutti ti odiano e vogliono che tu muoia?» Kaine pregò che l'acqua la trascinasse via da un mondo in cui sembrava non esserci posto per lei. Ma se gli dèi erano in ascolto, decisero di ignorarla. Mentre Dimo si avvicinava, le nuvole iniziarono a diradarsi e la pioggia si fece più sottile. «Anche il tempo mi odia. Sono inutile, un fallimento. Vorrei che la roccia lanciata da Dimo mi avesse staccato la testa». Kaine non riusciva a guardare Dimo negli occhi e fissò lo sguardo sul terreno fangoso ai suoi piedi. Il bullo si avvicinò così tanto che lei riusciva a sentire l'olezzo di carne vecchia del suo alito. Il ragazzo afferrò il viso di Kaine con le sue dita grassocce, costringendolo a guardarlo. La giovane cercò di divincolarsi, ma Dimo le conficcò un pollice nella palpebra, aprendogli la forza. «Fammi vedere». «No». «Hai detto di no?» Dimo le sorrise malignamente. «Non osare dirmi di no. Nessuno mi dice di no». E senza distogliere l'attenzione di Kaine, gridò alla sua banda. «Diamo al mostro quello che si merita, ragazzi!» Appena Dimo finì di parlare, i suoi compagni si avventarono su Kaine con calci e pugni. Mentre Kaine si rannicchiava in posizione fetale per proteggersi dall'attacco, Dimo osservava la scena sorridendo. «Non ti capisco, mostro. Perché ti comporti come una femminuccia, eh? Lo sanno tutti cosa sei». Kaine lo ignorò, continuando a fissare la banderuola. Era sempre puntata verso est, come se fosse certa della decisione che aveva preso per lei. Andare a casa? Scelta curiosa per qualcuno senza genitori, una casa a cui tornare. «Mostro!» urlavano i bambini. «Mostro, mostro, mostro!» Kaine chiuse gli occhi, ascoltando la pioggia e preparandosi al dolore. E mentre il gruppo le era addosso, si concentrò sul rumore della pioggia affinché le riempisse la mente. La pioggia cadeva, ma il dolore non arrivò. Solo quando le risate dei bulli si trasformarono in urla di terrore, Kaine ebbe il coraggio di aprire un occhio pesto. Kaine rimase sconvolta quando vide Dimo che urlava di dolore disteso nel fango, coprendosi con una mano il viso grondante di sangue. «Oddio, sta piangendo per davvero!» Senza il loro capo, i bambini iniziarono a guardarsi, aspettando che qualcuno prendesse il comando. Quando nessuno si fece avanti, incominciarono ad allontanarsi lentamente da Kaine. Ma la loro attenzione non era più sulla bambina, bensì sulla donna anziana in piedi a pochi passi dal gruppo. E sentite la soundtrack? Questo è il tema di Kaine, eh? Dopo aver preso fiato a fatica, o forse no, un riarrangiamento, la donna parlò con una voce più carica di rabbia. «Fa un male cane, vero? Vi suggerirei di slocciare prima che ne tiri un'altra. E se uno di voi stronzetti tocca la mia Kaine un'altra volta, potete star certi che farò molto peggio che lanciare pietre». L'anziana si chinò a toccare delicatamente la mano che copriva la faccia di Dimo. Prima che il ragazzino potesse protestare... Sì, è questa. Conficcò la mano nella ferita, premendo con forza. «Aia!» urlò il bullo saltando in piedi. «Smettila, cosa stai facendo?» «Non piagnucolare, nessuno è mai morto per un taglietto». «Mi hai colpito con una roccia enorme, vecchiaccia maledetta, avresti potuto uccidermi». L'anziana si limitò a scrollare le spalle. «La morte è la cura migliore per la stupidità». Il volto di Dimo si accese di rabbia. Iniziò a indietreggiare fissando Kaine e sputando nel fango gridò. «Andatevene dal villaggio, nessuno vi vuole qui». Vedendo che l'anziana si chinava per raccogliere un'altra pietra, Dimo e la sua banda scapparono impauriti. Mentre correvano via, l'anziana donna rise con le mani strette sui fianchi. «Ah, guarda come scappa il grassone! Con tutta quella ciccia non pensavo potesse correre così veloce». Ma alla vista di Kaine, il suo viso si corrugò di nuovo. Piegatasi a terra, si tolse lo scialle per posarlo intorno alle spalle della ragazza. Poi, trovato un fazzoletto nelle tasche del vestito, iniziò a pulire il sangue dalla fronte. «Oh, Kaine, perché non ti sei difesa? Sei molto più forte di tutti loro», disse. Kaine fu estremamente amareggiata dalle parole di sua nonna. Purtroppo sappiamo che la nonna ha fatto una brutta fine, ma era l'unica che la difendeva. «Non fare la gentile, non me lo merito. Niente, niente ha più importanza». E le lacrime trattenute troppo a lungo cominciarono infine a scorrere lungo le guance.
Tutti mi odiano, pensano che sia colpa mia se accade qualcosa di male, dicono che sono un mostro, vorrei essere morta. Mentre singhiozzava, sua nonna le posò le mani sulle spalle. Nonostante l'età e la bassa statura, era una donna dotata di una forza straordinaria e Kainé non riuscì a divincolarsi. Non dire così, Kainé. Quello che scorre tra il nostro mondo e l'aldilà è un fiume ampio e profondo che non ha pietà per chi prova ad attraversarlo. Devi combattere fino alla fine, capito? L'anziana serrò ancora di più la presa e cercò di controllare il tremito nella sua voce. Tu sai cosa si prova a perdere qualcuno che si ama, Kainé. Lo sai perché sei sopravvissuta. Nel sentire queste parole, Kainé si ricordò perché amava così tanto sua nonna. Da piccola non sapeva neanche della sua esistenza, ma quando i suoi genitori erano morti, quella donna l'aveva accolta e cresciuta come una figlia. Nonnina, come la chiamava Kainé, era furba, sboccata e pronta all'ira, cose che avevano reso difficili i primi anni insieme. Ma anno dopo anno, Kainé e sua nonna si erano avvicinate. Ma solo in quel momento, seduta nel fango in lacrime coperta di sangue, Kainé capì quanto l'amasse. Davanti a lei c'era una donna che aveva sofferto e guardato la morte in faccia, ma si era fatta forza ed era sopravvissuta. Se qualcuno poteva comprendere il dolore e la solitudine di Kainé, era lei. Nonnina, sei disgustata da me? Certo che no, non fare la scema. Kainé si strinse tremante nello scialle tarmato di sua nonna. Ma il mio corpo non è normale. Se fossi normale, mamma e papà non sarebbero... Zitta, la interruppe la nonna. Non voglio più sentirti parlare così. Sei mia nipote, ti voglio bene. Se la gente ha qualche problema, può anche andarsene al diavolo. Detto questo, posò sui capelli di Kainé una corona di fiori secchi. Solo chi possedeva grande maestria poteva piegare i fiori senza rompere gli steli o perdere anche solo un petalo. La bellezza della coroncina fece salire nuovamente le lacrime agli occhi di Kainé. La coroncina, l'abbiamo vista, eh? Era proprio nella roulotte di Kainé. Oddio, sono lacrime lunari? Nonnina, l'hai fatta per me? Le lacrime lunari erano fiori leggendari, la maggior parte delle persone viveva la sua vita senza mai vederne uno. Sua nonna invece era riuscita a raccoglierne più di una dozzina. Kainé sollevò la mano per toccare la corona, come se non credesse alla sua esistenza. Ma dove li hai trovati? Li ho scoperti per caso mentre facevo compere. L'anziana donna lo disse in tono così evasivo che Kainé sospettò che la ricerca fosse stata più difficile di quello che voleva farle credere. Kainé fu ancora una volta commossa dalla fatica che sua nonna aveva fatto per cercare i fiori e creare la coroncina. Con un gesto lieve si aggiustò la corona sulla testa, assaggiandone la consistenza tra le dita. «Non è perfetta, purtroppo», disse la nonna osservandola. «Le mie mani sono troppo vecchie per fare un lavoro così delicato, ma sicuramente dono a una bella ragazza come te». Kainé distolse lo sguardo imbarazzata. Pensi davvero che io sia bella? Certamente, che domanda stupida. Grazie, nonnina. Sua nonna sorrise. Andrà tutto bene. Finché saremo insieme, ce la caveremo. Kainé prese sua nonna per mano e insieme iniziarono ad alzarsi a fatica. Mentre si mettevano in cammino verso casa, Kainé strinse la sua mano più che poteva, come se cercasse di impedire al fumo di disperdersi nell'aria. Aveva smesso di piovere. Kainé si fermò sotto la banderuola rotante, senza badare alla direzione in cui avrebbe puntato. Non devo più scappare. Ora una casa. Nonnina mi ama e va bene così, anche se siamo noi sole contro il mondo. Kainé spostò lo sguardo dalla banderuola al cielo nuvoloso. La traccia di un arcobaleno stava pian piano scomparendo. Mentre si girava per tornare a casa, la luce si sparpagliò in un milione di particelle, svanendo come spazzata via dalla brezza. Vita quotidiana. Questi forse saranno solo testi, ragazzi. Penso che potrebbe essere una puntata abbastanza pesante, però... In lontananza, Kainé sentì il rintocco regolare di un'ascia sul legno. Il rumore era così preciso che sembrava prodotto da un taglialegna esperto. Tuttavia, il legname ricavato era lontano dall'essere preciso. Infatti, pezzi di ogni forma e dimensione venivano scagliati per un arido cortile. Stupida ascia del cazzo. La nonna di Kainé si dimenava con l'ascia in mano, riempiendo l'aria di schegge di legno e parole che avrebbero fatto arrossire anche un marinaio incallito. «Nonnina!» urlò Kainé. «Sei tu, Kainé?» urlò di rimando l'anziana, distogliendo gli occhi dal suo lavoro. «Non avvicinarti troppo, o potrei mozzarti un piede per sbaglio!» Detto questo, abbatté l'ascia su un pezzo di legno, provocando un'esplosione di schegge. Quando una sfrecciò sibilando accanto all'orecchio di Kainé, la ragazza decise di indietreggiare. Portatasi a distanza di sicurezza, si mise a urlare con tutto il fiato che possedeva. «Nonnina, hai bisogno di aiuto! Posso portarti dell'acqua, al pranzo o una nuova ascia, forse?» L'ascia, pronta a scendere di nuovo, si fermò a mezz'aria. L'anziana donna considerò per un momento l'offerta di sua nipote, poi sorrise. «Visto che sto facendo un pessimo lavoro, perché non continui tu e io vado a prendere l'acqua?» «Le ombre sono irrequiete ultimamente, non voglio che tu ti imbatta in una di quelle bastarde». Consegnandole l'ascia, sua nonna raccolse un lungo bastone con due secchi di legno all'estremità. Attingere l'acqua era sicuramente il lavoro più difficile tra i due, ma Kainé sapeva che era inutile lamentarsi. Quando nonnina prendeva una decisione, non cambiava idea.
Kaine aiutava il più possibile con le faccende domestiche, ma sua nonna si accollava a tutte quelle che richiedevano una visita al villaggio. Anche se accampava sempre una scusa diversa, Kaine sapeva che lo faceva perché lei non fosse tormentata dagli abitanti del villaggio. Quando Kaine si era trasferita alla sua nonna, erano andate ad abitare lontano dal Lido. Nonnina aveva capito che quando Kaine non si faceva vedere dagli abitanti del villaggio, loro si dimenticavano di lei ed era raro che qualcuno si avventurasse nella terra rocciosa in cui abitavano. A Kaine piaceva stare sola, ma si sentiva in colpa perché aveva costretto Nonnina a passare i suoi ultimi anni in quel luogo. Una volta che la nonna intraprese la discesa al villaggio, Kaine si concentrò sul suo lavoro. Non aveva mai spaccato legna e presto scoprì perché suo nonno odiasse farlo. Benché continuasse a colpirlo, il legno era solo leggermente scalfito. A un certo punto l'attrezzo si conficcò nel ceppo così profondamente da incastrarsi. Frustrata, Kaine scagliò ascia e ceppo in fondo al cortile. Cazzo, merda! In quel momento Kaine capì perché a sua nonna piacesse tanto imprecare. Rallegrata, la ragazza raccolse l'ascia togliendola dal ceppo e riprese a spaccare la legna. Era brava con le lame, ma il lavoro era pesante e le sue mani si riempirono presto di vesciche. Perché è così difficile? I ciocchi hanno tutti forme diverse. Sputandosi sui palmi, ignorando il dolore, Kaine mise ancora più forza nei colpi. Proprio quando iniziava a prendere ritmo, Nonnina tornò dal villaggio. Appoggiando i secchi con fatica, si mise a ridere notando il lavoro fatto da Kaine. Ragazzina, sei proprio impranata, devi esercitarti se vuoi. All'improvviso l'anziana donna crollò in ginocchio facendo inclinare pericolosamente un secchio. Spaventata, Kaine lasciò cadere l'ascia e corse alla sua nonna. Nonnina, l'anziana scosse la testa e puntò al secchio con un dito tremante. Prendi il secchio, l'acqua non può rovesciarsi. Kaine raddrizzò il secchio col piede mentre si inginocchiava accanto a sua nonna. Un po' d'acqua le si rovesciò sul vestito, ma la ragazza non se ne curò. Nonnina, che cos'hai? Sconvolta dal panico, Kaine afferrò le spalle di sua nonna scuotendola, ma la donna alzò le braccia e se le tolse di dosso. Smettila subito, esclamò ansimando. Non sto morendo, il viaggio mi ha stancata. Kaine voleva davvero crederle, ma le mani tremanti e il volto cinereo dell'anziana donna raccontavano un'altra storia. Sua nonna aveva vissuto una vita lunga e difficile e ora ne stava pagando il prezzo. Presto non sarebbe stata più lei a prendersi cura di Kaine, ma al contrario. La mattina successiva, Kaine si avvicinò al letto della nonna e strinse la mano rugosa. Nonnina, sei malata, hai bisogno di medicine, vada al villaggio. L'anziana donna cercò di alzarsi scuotendo la testa, ma Kaine la fece sdraiare di nuovo. Va tutto bene, disse, non avrò problemi. Sua nonna la fissò con sguardo tagliente. Dopo quella che sembrò un'eternità, la donna abbassò gli occhi con un sospiro. Non mi piace per niente, cazzo, ma suppongo sia il momento di smetterla di essere testarda e lasciarti crescere. L'anziana donna osservò Kaine indossare gli stivali e sparire lungo la strada per il villaggio. Ore dopo, mentre un sole nascosto attraversava il cielo scuro e piovoso, la donna non aveva ancora distolto lo sguardo. Kaine camminava velocemente, controllando ossessivamente di avere ancora in tasca i soldi che le aveva dato una nonna. Ogni rumore le faceva sobbalzare e controllare di non essere seguita da un'ombra o peggio da Dimo e la sua banda. Ma Kaine non incontrò né bulli né ombre, arrivò al villaggio sana e salva. I pochi adulti che incrociava la guardavano storto, sussurrando tra di loro, prima di scagliattolare via scomparendo nell'oscurità. Col cuore in gola, Kaine fece respiri profondi cercando di calmarsi. Devo dimostrare quanto valgo, devo aiutare la mia nonnina, devo essere forte. Kaine iniziò a camminare ripetendo queste parole come un mantra. All'improvviso vide una donna grassoccia agitare rabbiosamente le braccia in aria e proclamare a chiunque l'ascoltasse la sua pessima opinione sulla presenza della ragazza nel villaggio. Così Kaine, con finta spavalderia, urlò: «Signora, sa dirmi dov'è lo speziale?» Le guance cascanti della donna tremarono per la rabbia. «Come osa questa cosa rivolgersi a me?» sembravano dire. Ma Kaine vide che i suoi occhi erano pieni di paura. «Siamo in due a essere spaventate, signora, mi creda.» «Dov'è?» la incalzò Kaine. La donna indicò un edificio basso alla sua destra prima di raccogliere le sottane e precipitarsi nella direzione opposta. Kaine rabbrividì mentre aspettava che la prima pietra lanciata dalla folla la colpisse, ma non accadde nulla. Mentre camminava verso lo speziale si trovò pervasa da un senso di orgoglio. Ma questo nuovo sentimento non durò a lungo perché non appena aperto il portone della bottega riconobbe il cliente al bancone. Era Dimo, sicuramente mandato a prendere medicinali per conto della sua famiglia, dato che la banda di bulli non era in vista. «Oh no!» balbettò. «Voglio dire, che cosa ci fai qui, mostro?» L'insulto mancava della consueta forza e Kaine lo ignorò bellamente. Alzandosi sulle punte per vedere al di là del bancone, chiese le medicine allo speziale. «Ah!» urlò Dimo. «La vecchiaccia ci ha finalmente lasciato le penne? Vai al diavolo, Dimo!» Il ragazzo sgranò così tanto gli occhi che sembrò sul punto di esplodere. Ma prima che potesse replicare o peggio alzare le mani, lo speziale disse loro di smetterla e li avrebbe buttati fuori dalla bottega.
Dimo strisciò fuori dalla porta, maledicendo Kaine sottovoce. Una volta uscita, la ragazza tornò a respirare, mettendosi a esplorare la bottega mentre lo speziale preparava le medicine. Lo spazio angusto era stipato di bottigliette, ognuna con un'etichetta scritta in linguaggio indecifrabile. Centinaia di odori si mescolavano nell'aria, creando un aroma esotico in qualche modo piacevole. Vedendo così tanti prodotti diversi, Kaine fu invasa da un senso di pace. Sicuramente in un mondo così vasto ci sarebbe stato un luogo in cui si sarebbe sentita a casa. Sulla parete in fondo, dietro al bancone, era appeso il ritratto di una bambina bellissima. Il tempo non era stato generoso e i colori brillanti e vivaci con cui il disegno era stato eseguito stavano sbiadendo. La maestria del ritratto, tuttavia, rimaneva immutata. «Ti piace quel ritratto?» Kaine si voltò verso lo speziale che lo osservava col flacone in mano. I suoi occhi erano gentili, ma tristi, e lo sguardo spento sembrava fissare il vuoto mentre parlava. «È mia figlia. Ho disegnato il suo ritratto quando era solo una bambina. Non c'è più da molto tempo ormai». Kaine non sapeva come rispondere e continuò a fissare il ritratto cercando le parole più adatte. «I ritratti sono meravigliosi», continuò lo speziale. «Permettono alle persone che ami di vivere per sempre». L'uomo scosse la testa e, sorridendo, spostò lo sguardo su Kaine. Dopo averle dato la medicina, frugò nel suo grande grembiule e tirò fuori una manciata di vecchi pastelli a cera. «Tieni, te le regalo. Non c'è più nessuno che voglia disegnare». Kaine istintivamente indietreggiò e il viso dello speziale si rabbuiò. «Sì, ho sentito quello che la gente dice su di te», disse. «Questo è un piccolo villaggio, le voci si diffondono in fretta. Detto tra noi, non so bene a cosa credere, ma penso che siano tutte baggianate. Conosco tua nonna Kali e il modo in cui è stata cacciata dal villaggio è riprovevole». «Il nome di nonnina è Kali», pensò sconvolta Kaine. Stava ancora riflettendo su questa nuova informazione mentre allungava la mano per prendere delicatamente i pastelli a cera che lo speziale le stava ancora porgendo. «Tua nonna è una vecchia amica, le devo molto», disse mentre Kaine si allontanava di nuovo. «Penso che le piacerebbe se le facessi un ritratto». «Sì, sono sicura ne sarebbe felicissima». Kaine concordò sottovoce, ma dentro di lei era tutto un tumulto. Nessun abitante l'aveva mai trattata con gentilezza. Era riuscita a fare un passo avanti, passo minuscolo, ma poco importava. Forse un giorno, dopo tanti altri piccoli passi, sarebbe riuscita a scoprire il resto del mondo. Quando Kaine tornò, sua nonna stava dormendo. I suoi piedi erano neri, in qualche punto sanguinanti, e la ragazza capì che la donna aveva passeggiato su e giù per la stanza fino allo sfinimento. Appoggiò la medicina vicino al cuscino, ma prima che potesse allontanarsi, la donna le afferrò il braccio. «Sei già tornata?» le domandò sbadigliando. «Vieni qui, fatti vedere». Nonnina si mise seduta e esaminò Kaine dalla testa ai piedi. Solo quando fu certa che non le fosse successo niente di orribile, riuscì a rilassarsi. «Dimmi com'è andata, quei bastardi ti hanno dato i problemi?» «È stato quasi divertente», disse Kaine sorridendo. «No, davvero, sono seria». «Divertente, eh?» chiese sua nonna in tono diffidente. «Esatto, quindi quando dovrai sbrigare qualche commissione, manda me». Mentre parlava, Kaine strasse pastelli dalla tasca. Dopo aver spiegato a sua nonna da dove provenissero, annunciò che le avrebbe fatto un ritratto. «Un mio ritratto? Che cosa ridicola, nessuno vuole vedere il disegno di una vecchia strega». «Ma nonnina, così vivrai per sempre». «Stronzate», disse sua nonna lanciando a terra le coperte. «Solo il pensiero di vivere per sempre mi fa incazzare. Metti via quei pastelli e aiutami a cucinare la cena». Ma Kaine non si arrese e alla fine nonnina si trovò appoggiata contro una parete della casa a posare per la grande artista. Kaine raggruppò i pastelli, osservò il suo soggetto e iniziò a disegnare. Proprio mentre sua nonna stava per addormentarsi, Kaine finì l'opera. Dopo averla fissata per qualche minuto, la lasciò cadere sul pavimento. «È una schifezza, non ti assomiglia per niente. Mi spiace, nonnina, pensavo che i pastelli mi avrebbero aiutato a disegnare». L'anziana donna si accigliò per il rammarico della nipote. «Lascia che sia io a giudicare», le disse, piegandosi a raccogliere il foglio nonostante il mal di schiena. Il disegno avrebbe potuto essere il viso di una persona, avrebbe potuto anche essere una roccia, un blocco di argilla o addirittura una pagnotta in forma, il tutto corredato da una serie imprecisata di colori. L'anziana donna fissò il ritratto a lungo e infine scoppiò in una fragorosa risata. «Oh, Kaine!» esclamò a fatica. «Siamo proprio parenti, sono felice che tu sia imbranata tanto quanto me. Ma zitta, non lamentarti più di quanto sia brutto. L'hai fatto col cuore, il dono più prezioso che io abbia mai ricevuto». Fedele alla sua parola, la donna appese il ritratto in bella vista sopra il tavolo della cucina. Nei giorni seguenti, Kaine vide sua nonna fissare il disegno con un sorriso strano in volto e lo ritenne segno di scherno. Dopo una settimana, non sopportando più l'imbarazzo, Kaine chiese a sua nonna di togliere il ritratto. «Zitta!» le rispose l'anziana donna. «Lo potrai staccare solo quando sarò morta». Meditò per qualche minuto, poi si inginocchiò accanto a Kaine. «Ascoltami, vedere quel ritratto mi rende felice come mai prima d'ora e mi fa tirare avanti perché un giorno anche tu possa provare questa felicità».
Quel ricordo non spiadì mai nella memoria di Kainé, che sempre avrebbe avuto in mente l'armonia perfetta tra orgoglio, amore e gioia di quel momento. Giurò che si sarebbe ricordata per sempre della donna che aveva creato per lei un posto nel mondo. Il tempo passa, persone e ricordi si accumulano e poi sbiadiscono come colori su una vecchia tela. Ma questo momento sarà diverso, giurò Kainé, perché me lo ricorderò per sempre. Per sempre. Tutto quello che Kainé sentiva mentre fissava la massa nera nel suo piatto era il crepitio della legna nel camino. Da 10 minuti spostava quella massa da una parte all'altra del disco di legno, ignorando lo sguardo perplesso di sua nonna. Quando alla fine riuscì a raccogliere abbastanza coraggio per annusarlo, un odore pungente amaro la fece rabbrividire dal disgusto. «Nonnina, non posso credere che tu mi faccia mangiare un insetto!» L'anziana donna gettò dell'altra legna sotto il pentolone, sbuffando. «Non è un insetto, sciocca! È una bacca! Per quale motivo ti farei mangiare degli insetti?» «Beh, assomiglia comunque a un insetto e penso che tu l'abbia fatto bruciare perché ha un odore terribile!» Detto questo, Kainé si tappò il naso e mangiò la bacca cercando di non masticare troppo. Come dicevo, fa proprio schifo. Sei una peste, disse sua nonna. Ecco perché ho fatto una missione secondaria con Kainé in cui aveva mangiato delle bacche da un albero nella foresta dei miti e tutti erano stati male, compreso Stiva che si era accasciato al suolo, mentre lei invece era sopravvissuta e anzi se ne era mangiate in abbondanza. Era come sei impertinente, è passato troppo tempo con me. Erano passati 5 anni da quando la nonna l'aveva salvata dai bulli. Come succedeva sempre quando due persone sono testarde, il loro rapporto era stato inizialmente conflittuale e aveva fatto fatica a crescere. Ma i pasti che all'inizio erano pieni di tensione ora riecheggiavano di risate prese in giro. Kainé non ricordava un momento in cui fosse stata più felice. Col passare degli anni Kainé si era accumulata sempre più responsabilità. Ogni giorno che passava sua nonna diventava più debole e non riusciva più a compiere molte delle normali faccende domestiche. Così, quella mattina, Kainé si stava allacciando gli stivali da lavoro dopo aver mangiato per colazione una disgustosa bacca bruciata. «Dove vai oggi?» chiese la nonna. Kainé ne fu sorpresa, nonnina raramente le chiedeva informazioni sugli spostamenti. «Volevo andare a controllare se i frutti dei Kelma fossero maturi, pensavo di farci un po' di marmellata. Avrò bisogno della carriola per trasportare il lastre di pietra». «Lastre? Per fare cosa?» Kainé fissò sua nonna, poi indicò la casa con un gesto della mano. Costruita per la maggior parte con tessuto, corde e pietrisco, la baracca era flosciata come un lottatore all'ultimo round. «Nonnina, anche un gatto morente avrebbe la forza per buttare giù questa casa. Voglio costruire un muro di pietra per protezione». La donna rise, mostrando il suo ghigno stentato. «Se una banda di ladri vuole svaligiare questa baracca, facciano pure. Non abbiamo niente che valga la pena rubare». «Non sono preoccupata per i ladri. Sono preoccupata per le ombre. Ieri una è stata avvistata a ovest del villaggio». La donna osservò sua nipote. «Merda, ma non so perché devi pensarci oggi, possiamo preoccuparci in un altro... Nonnina, no. Comunque se non vado a raccogliere la frutta stasera non avremo nulla da mangiare, lo sai». Ragazzi, qua mi sa che finisce male. Un'espressione confusa si dipinse sul volto della donna e per un secondo sembrò una bambina smarrita. «Sì, hai ragione, mi dispiace Kainé, ultimamente sono...» La donna si avvicinò al comodino e dal cassetto prese con delicatezza le lacrime lunari. Con gli anni i petali di fiori erano diventati di un bianco brillante e Kainé pensò che fossero molto più belli ora. «Presto sarai una donna», disse nonnina mettendo le fiori tra i capelli. «Quindi meno chiacchiere sulle ombre e sul costruire muri e più discorsi su quanto sei diventata bella». Seccata, Kainé cercò di togliersi la corona, ma qualcosa negli occhi della nonna la bloccò. «Sei una ragazza bellissima, unica al mondo, sono fiera di te». «Va bene, nonnina, direi che mi hai fatto abbastanza complimenti per oggi». «Che sfrontatezza. Mi chiedo da chi tu l'abbia imparata. Un vero mistero. Ti credi tanto spiritosa?» urlò sua nonna. All'improvviso scattò in avanti e afferrata Kainé per le orecchie la trascinò per la stanza con un sorriso folle. «Nonnina!» urlò Kainé spaventata. «Nonnina, basta, sei impazzita?» L'anziana donna la fissò sconvolta, portandosi le mani davanti al viso come se la vedesse per la prima volta. «Oh, io non so cosa mi sia preso, mi spiace tesoro, ultimamente sono...» A Kainé si spezzò il cuore vedendo l'espressione sul volto della nonna. «Forse hai ragione», le disse, «meglio che io stia a casa». «No, non devi rimanere qui per tenere d'occhio una vecchia pazza come me. Vai a raccogliere frutti e a fare il tuo muro, io sto bene, e quando tornerai troverai ad aspettarti una buona zuppa di cavallette». Kainé alzò gli occhi al cielo, baciò sua nonna sulla fronte e si preparò a uscire, cercando di ignorare il brutto presentimento che sentiva dentro di sé.
Kaine sentiva su di sé gli occhi della nonna mentre si allontanava da casa. «Non voltarti, non voltarti», disse, ma non riuscì a trattenersi. Si girò osservando la casa e la piccola ricurva donna che la guardava dalla porta con un'espressione triste in volto. «Dei, quanto sembri vecchia ora, come se bastasse un soffio di vento per portarla via». Kaine rimase preoccupata per la nonna tutto il giorno e il suo lavoro ne risentì. La poca frutta che raccolse fu gettata nella carriola senza cura e riuscì a trovare solo un paio di pietre prima di perdere interesse per il progetto. Così, prima del tramonto, decise di tornare a casa. Maledicendosi per aver perso la concentrazione, Kaine spinse la carriola quasi vuota sul sentiero di casa. Superata l'ultima collina, si bloccò inorridita. La carriola cadde a terra, rovesciandosi su un fianco e facendo rotolare alcuni frutti marroni e raggrinziti. Il suo sguardo era fisso sulla coltre di fumo nero che le si stagliava davanti agli occhi. Cercando di capire con un dito da dove provenisse, Kaine sentì il cuore in gola. «No, ti prego, no!» La casa di sua nonna era divorata da fiamme così alte che sembravano lambire il cielo. «Nonnina, nonnina!» Kaine si mise a correre più veloce che mai. Inciampò su una pietra e cadde rovinosamente a terra, ma si rialzò con un balzo e continuò a correre, incurante del sangue che le imbrattava mani e ginocchia. Più si avvicinava, più la mente di Kaine correva con lei. «È troppo scuro, troppo scuro, non è solo un incendio. Non può essere un incendio, c'è troppo fumo. Devo salvarla, devo salvarla!» Kaine piombò nel cortile e si bloccò, quando i suoi peggiori sospetti furono confermati. Il fumo dell'incendio si mischiava con la densa oscurità di un'ombra gigantesca. L'enorme creatura aveva tre zampe contorte e rimaneva in equilibrio grazie a una larga coda corazzata. «Sappiamo chi è, quest'ombra, l'abbiamo affrontata». Squame, corna e artigli spuntavano dal suo corpo disordinatamente, dando l'aspetto di un lucertolone creato da qualche dio folle. Alla vista di Kaine, la creatura ruggì e fece scattare la coda, alzando turbini d'aria per tutto il cortile. Per un secondo la creatura tornò a essere solo una maschera d'oscurità tremolante, come se la mente di Kaine non riuscisse a comprendere la sua esistenza. Poi fu avvolta dal fetore della creatura, un insieme di carne putrida ed escrementi, e l'orrore tornò a essere reale. La creatura ruggì di nuovo e questa volta anche Kaine si mise a urlare. «Va bene, stronzo», pensò mentre le sue grida echeggiavano tra le alte scogliere intorno a loro. «A noi due!» L'ombra fissò Kaine confusamente. Poi iniziò a guardare ripetutamente da lei alla casa, come se la invitasse ad ammirare la distruzione che aveva allegramente seminato. Con senso d'orrore, Kaine spostò lo sguardo sulla casa. Attraverso il fumo e le fiamme, vide una piccola figura che cercava di scappare dalle macerie. «Nonnina!» Sentendo la sua voce, l'anziana donna iniziò a muovere le braccia freneticamente. «È viva!» pensò Kaine. «È viva!» Kaine iniziò a correre per il cortile verso le macerie in fiamme. Prima che potesse andare lontano, l'ombra aprì la bocca ed emise un ruggito così potente da estirpare gli alberi e scagliarli lontano. La forza d'aria scaraventò Kaine contro il terreno roccioso. La vista le si annebbiò e la ragazza cercò di ritrovare l'uso delle gambe. «Alzati, alzati, 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 alzati ora!» Mentre Kaine si rialzava a fatica, l'ombra si diresse verso la casa, bloccando sua nonna a terra con un artiglio. L'anziana donna cercò di togliersi di dosso l'artiglio, ma era più pesante di un macigno. La nonna di Kaine tossì, sputando sangue dalla bocca, poi crollò a terra senza forze. Kaine saltò in piedi per ricadere rovinosamente a terra. Le caviglie le facevano malissimo, sicuramente almeno una delle due era rotta. Ignorando il dolore lancinante, iniziò a strisciare sul terreno, lasciandosi dietro una scia di polvere e sangue. «Nonnina, tieni duro, solo un altro po'!» Il viso di sua nonna si era fatto blu e i suoi occhi erano rovesciati. Kaine strisciò verso di lei con una lentezza esasperante e la sensazione che la distanza aumentasse ogni secondo di più. L'ombra le osservava con la lingua a penzoloni e la boccaccia sorridente. Brevi respiri affannosi si liberavano dal suo corpo. «Bastardo, sta ridendo di noi!» Non sapeva come fosse possibile che una creatura priva di coscienza come quella potesse esprimere emozioni, ma senza alcun dubbio provava gioia nel vederle soffrire. «So cosa vuoi fare!» L'ombra mosse l'artiglio, permettendo a nonnina di respirare. Chiaramente voleva mantenerla in vita per ucciderla quando Kaine fosse stata abbastanza vicina da toccarla. «Ucciderò quel bastardo!» Con tutta la forza che possedeva, Kaine si mise in piedi. La sua caviglia destra emise uno schiocco preoccupante e il piede si rivoltò all'indietro, ma la ragazza non vi prestò attenzione e iniziò a zoppicare verso il mostro. Dal marsupio Kaine tirò fuori un coltello e saltandolo conficcò nel piede che teneva bloccata sua nonna. «Libera la Slo, libera, ridammela!» Era come pugnalare una roccia. Dopo due colpi il coltello si spezzò con un rumore sordo. L'ombra rise affannosamente, alzò la coda e la mosse contro la ragazza ancora avvinghiata al suo piede. Kaine non poté fare nulla, la coda la colpì buttandola tra le rovine in fiamma della sua casa.
mentre era riversa a terra col sangue che sgorgava da varie ferite, sentì una debole voce che la chiamava. «Kainé?» Intontita, Kainé cercò di concentrarsi su quel suono. Alla fine riuscì ad aprire abbastanza gli occhi da vedere attraverso il fumo le mani di sua nonna tese verso di lei. «Nonnina?» «Kainé, devi scappare, non puoi sconfiggerlo!» Kainé le strinse le mani con tutta la forza che le rimaneva. «Nonnina, forza, dobbiamo scappare!» L'anziana donna tossì a lungo. Una delle sue mani, bagnata dal sangue, scivolò dalla stretta di Kainé abbattendosi a terra. «Nonnina, no, no! Ti ho detto di scappare, cazzo! Devi vivere, devi sopravvivere!» Quelle furono le sue ultime parole. Prima che potesse finire di parlare, l'ombra abbatté i suoi artigli su ciò che restava del tetto e poi più giù attraverso il corpo martoriato dell'anziana donna. Il sangue sgorgava tra gli artigli della creatura e tutto quello che Kainé riusciva a sentire era di nuovo quel fetore. Ammutolita, la ragazza si ritrovò a fissare il piede non credendo ai propri occhi. Quando la creatura sollevò gli artigli, tutto quello che rimaneva al di sotto era una massa irriconoscibile di macerie e sangue. Sua nonna era morta. Kainé sbatté le palpebre cercando di sentire ancora le mani della nonna tra le sue. Per un istante ricordò ancora il loro peso e le dita tremanti, ma la sensazione svanì velocemente. I ricordi si susseguivano uno dopo l'altro e la mente di Kainé sempre più velocemente finché non diventò tutto rumore confuso. L'urlo di Kainé fu un suono fragoroso che riecheggiò tra le scogliere fino a spegnersi completamente. L'ombra si avvicinò, licore nero le sgorgava dalla bocca e si dissolveva in fumo sul terreno. La terra tremava ogni passo che compiva per raggiungere la sua preda. Il corpo di Kainé si sollevò come controllato da un burattinaio folle. Le braccia e le gambe della ragazza erano piegate in angolazioni impossibili, la sua testa pendeva da un lato ma nonostante questo riuscì ad alzarsi. Mentre fissava l'ombra i suoi occhi si accesero di rosso fuoco. La creatura, così sicura di sé solo pochi istanti prima, esitò indietreggiando di un passo cercando di capire come quell'umana spezzata potesse rappresentare una minaccia. Kainé sfruttò quell'attimo di esitazione e ridendo come una pazza saltò verso la creatura conficcando l'impugnatura distrutta del coltello nella zampa dell'ombra. L'ombra si scrollò di dosso Kainé come una mosca fastidiosa, sgagliandolo ancora una volta contro il terreno. Il petto della ragazza si alzava lentamente, come schiacciato da un enorme peso. Il dolore riempiva la sua mente, qualcosa di caldo e denso le colava dalle orecchie. «È sangue?» Pensò di sì. «Sto morendo dissanguata. Non posso morire, nonnina mi ha detto di vivere». Alla fine, nella mente di Kainé qualcosa si spezzò. Suoni, dolore, fumo e fiamme, tutto scomparve e l'unica cosa che rimase fu un mantra ripetuto all'infinito. «Uccidilo, uccidilo, 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 uccidilo ora!» Mentre la scintilla che era Kainé iniziò a spegnersi e morire, la ragazza sentì il desiderio di uccidere e vivere e unirsi insieme. Il tempo tra i battiti si allungò, sempre di più e di più. E rieccoci! Questi erano i suoi sogni! Ok, siamo tornati in gameplay. Di nuovo tu, eh? A uso stiva comunque. Ok. D'accordo. I'm not gonna let this happen again. It dies today. Sotto. It's not the blade but the skill of the user. Strike it down. Tra l'altro c'ho già le armi potentissime. Credo. Ah sì. Ora. Yeah.
Ragazzi, questa cutscene, anche se l'abbiamo già vista, non la salto perché ci introduce alla seconda run. Dopo che abbiamo approfondito tutto il background di Kainé, è stato molto interessante. In realtà non è ancora finita. Dolcemente, debolmente, lentamente, l'ombra, sicura che la sua vittima fosse morta, si allontanò verso l'orizzonte, fermandosi solo per emettere un ultimo ruggito. Non sono riuscita a ucciderlo. Umiliata, Kainé cercò di girare la testa di lato, ma riuscì solo a tossire un grumo di sangue. Non riusciva a vedere bene e solo con un immenso sforzo di concentrazione si accorse di non avere più l'occhio sinistro. Ridendo tra sé e sé, osservò con l'altro occhio le macerie della casa e a poca distanza notò i brandelli di un braccio. Sì, anche quello è mio, pensò con una risata folle. D'ora in poi battere le mani sarà difficile. Ah, gridò una voce nella sua testa, stai finalmente per morire, eh? Te lo meriti. Al diavolo, Dimo, rispose al suo bullo invisibile. Vai al diavolo prima che ti cavi gli occhi e gli dia da mangiare al cane. La voce del bullo della sua infanzia scomparve, sostituita da una voce più recente. Stai ferma, disse lo speziale, materializzandosi dalle rovine come un fantasma. Voglio farti un ritratto, così vivrai per sempre. No, fermo, non voglio vivere per sempre, voglio morire qui. Capisco. Beh, se è questo che vuoi, lo spettro dello speziale svanì per ricomparire. Allora tirò fuori un pezzo di carta e si mise a disegnare. Dopo pochi secondi girò il foglio e lo mostrò a Kainé. Visto che hai rifiutato la mia offerta, ho deciso di disegnare qualcun altro. Era un ritratto estremamente realistico di sua nonna. Kainé stava per ringraziare l'uomo quando il disegno iniziò a annerirsi nel mezzo. Prima che potesse dire qualcosa, decine di insetti iniziarono a camminare sul foglio, distruggendolo con le loro zampette affilate. Fermi, no, non fatele del male. Kainé alzò inutilmente il braccio rimasto cercando di afferrare il foglio. Con sua sorpresa gli insetti caddero dal ritratto e svanirono in piccoli sbuffi di fumo nero una volta toccato il terreno. Sollevata, Kainé guardò il ritratto con l'occhio rimasto e la sua bocca si aprì in un urlo d'orrore. Il disegno ora raffigurava sua nonna come era veramente, una massa informe spiaccicata al terreno. Lo speziale sorrise e poi si mise a ballare. È un incubo. Visto? Urlò danzando. Ora è perfetta, proprio uguale a te. Ah, cia, cia, cia. Sono così, oddio, oddio, sto per morire, sto per morire. Kainé appoggiò di nuovo la testa nel fango fumoso della sua casa distrutta, aspettò di morire, ma prima di lasciarsi andare una voce strana le sussurrò nell'orecchio. Un ultimo desiderio, Stellina? La voce era rozza e intensa allo stesso tempo, come se la pazzia avesse trovato il modo di prendere forma. Kainé voleva urlare mentre la voce le riecheggiò dentro, ma i suoi polmoni si rifiutarono di cooperare. Sai, no? Un desiderio, tipo una preghiera o robe così. Perché non ti inginocchi e inizi a pregare gli dèi? Ti prego, uomo invisibile che vivi in cielo, salvami, salvami! Kainé decise di rispondere a tono alla voce nella sua testa. Non desidero niente, tanti desideri non si avverano per me. Sono una maledizione, un mostro, lasciami morire. La voce scoppiò a ridere nelle orecchie. Oh cielo, sei veramente il massimo! Kainé osservò le gambe da cui fuoriusciva una sostanza nera e lucente. Cercò di toglierla, ma l'unico braccio che le rimaneva non rispondeva più ai suoi comandi. La sostanza le circondò i piedi e iniziò a salire sul resto del corpo. È questa la morte? È così che è fatta o la mia mente gioca brutti scherzi? Sentiva quella sostanza viscida salirle per il corpo, lasciando un dolore atroce ovunque toccasse. Qualunque cosa stesse succedendo, lei era ancora viva e tutto questo era reale. Dai, lasciala andare. Kainé cercò di ignorare la voce e concentrarsi sul dolore, ma il nuovo arrivato non ne voleva sapere. Non ignorarmi, Stellina, sei pronta a mollare, pronta a morire, quindi perché non me lo lasci? Lasciarti cosa? Il tuo corpo, dai, dammelo, dammelo, voglio sentire il terreno sotto i piedi, la pioggia sulla faccia, il vento nei capelli. La voce si interruppe, come per riprendere fiato. Quando ricominciò a parlare era piena di folle gioia. E voglio prendere le tue mani e usarle per soffocare le persone, squarciare il loro gole e fare il bagno nel loro sangue, esattamente come prima. In risposta Kainé inclinò la testa per vomitare. Il liquido caldo si mischiò al dolore provocato dalla belva nera sul petto. Sei un'ombra? Forse, e sa anche se fosse. Il liquido nero arrivò alla sua faccia, le strisciò nel naso, entrò nell'orbita dell'occhio mancante. Quando raggiunse il cervello, Kainé fu invasa dalla sensazione più potente mai provata. Era in estasi, voleva urlare di gioia, ma riuscì solo a emettere un flebile gemito. Piacevole, vero? Sì, cosa vuoi che ti dica? So come soddisfare le signore. Ora dammi il tuo corpo, dammelo e continuerai a sentirti così bene. Mi sembra un buon compromesso. Una protuberanza nera iniziò a formarsi oltre la spalla di Kainé. La ragazza la vide ingrossarsi e allungarsi, prendendo infine la forma del suo braccio mancante. Ci vedo meglio, anche il mio occhio deve essersi rigenerato. Il liquido viscoso le coprì completamente il viso, ma riuscì a toglierlo. Fermati, sussurrò chiedendosi quando aveva riacquistato la voce. Fermati.
Il liquido nero esitò come ponderando la sua richiesta, poi scivolò velocemente lungo il suo corpo prima di svanire in una coltre di fumo. «Ma che diavolo, Stellina, avevamo un accordo, pensavo volessi morire. Nonnina ha detto che non posso ancora morire». Le tornò in mente la nonna, insanguinata e martoriata. Rivide l'ombra che l'aveva uccisa, sentì di nuovo la sua risata beffarda, poi chiuse gli occhi e cercò di dimenticare. Il corpo tremava di rabbia e quando aprì gli occhi erano di un rosso acceso. «Quella cosa ha ucciso mia nonna, devo ucciderla prima di morire». Kenny abbassò lo sguardo e vide un'iscrizione misteriosa appartenente alle ombre, marchiata sul suo braccio sinistro. «È che mi venga un colpo», disse la voce allegramente. «Guardati, Stellina, sembra che io e te saremo migliori amici d'ora in poi». Kenny fissò il braccio. Più si sentiva sopraffatta delle emozioni, più le lettere sembravano trapassarle la pelle e infettare il resto del corpo. Il braccio aveva una volontà propria. «Basta, devo smetterla!» Stringendosi il braccio sinistro col destro, Kenny fece respiri profondi cercando di calmarsi. «Forza, non resistermi», pregò la voce. «L'odio è il mio piatto preferito e ora ho proprio fame». «Lasciati andare, senti la rabbia dentro, ardi del fuoco della vendetta, senti la sete di sangue, poi vai e... Taci, taci, vattene subito dal mio corpo». «Il tuo corpo? Sei divertente, Stellina, molto divertente. Perché non muori subito così posso avere questo corpo tutto per me? Che ne dici? Scommetto che i tuoi amichetti al nido non vedono l'ora di vederti morta». Kenny afferrò un pezzo di vetro e cercò di asportare la parte del suo corpo infettata dall'ombra. Ma prima che potesse farlo, il suo braccio sinistro le afferrò il polso destro, stritolandolo. Kenny urlò e lasciò cadere il vetro mentre l'osso si spezzava. «Stupida ragazzina, sei posseduta, Stellina, ora, e sarà così per sempre». La voce rise, così forte e lungo che sembrava non finisse mai. «Posseduta? Sì, posseduta. Tu e io ormai siamo una coppia inseparabile. Ricordi le persone che pensavano fossi un mostro? Beh, ora hanno proprio ragione». Kenny alzò lo sguardo offuscato dalle lacrime. Il cielo ora sembrava più piccolo e scuro. «Era a causa dell'ombra? È così che vedeva il mondo?» «Ascoltami, so che tutta questa faccenda della possessione è un po' improvvisa, ma non è una tragedia, è un vantaggio anche per te. Sono una creatura estremamente potente, Stellina, e ora lo sai anche tu. Hai dei nemici, persone che vuoi uccidere? Posso farlo io. Quel grassone che ti tormentava, quella cattivona d'ombra che ha spiaccicato tua nonna, gli faremo il culo. Nessuno ti tormenterà più, Stellina, nessuno riuscirà più a toccarti». «Aspetta», disse Kainé, «tu sei un'ombra, perché vuoi aiutarmi a uccidere un tuo simile? Pensi che io sia uno che discrimina? Un mastro assassino? Non me ne frega niente di chi uccidi, dolcezza, voglio solo partecipare all'impresa». Kainé pensò alle sue parole mentre si rialzava grazie al potere dell'ombra che le scorreva dentro. Il fumo che si alzava dalle ceneri della sua casa si stava disperdendo nel vento e la brezza serale era un toccasana per il nuovo braccio sinistro. Dopo una lunga pausa la voce parlò ancora. «Quindi cosa ne dici, eh? Tu e io a spassarcela insieme. Posso occuparmi io della parte sanguinolenta se tu non vuoi». «Taci, stronzo», mormorò Kainé. «Ci penso io agli omicidi». Esplose la voce. «Così ti voglio, oh Stellina, ci divertiremo come dei pazzi. Per tua informazione, il mio nome è Tyran, e se avessi mai bisogno di me, sono qui a godermela nel tuo cuore. Ora vai e incomincia. Più uccidi, più il tuo cuore marcisce e si inasprisce. E io amo il marcio e l'acidità». Kainé si ritrovò ad annuire alle parole della voce. «Sì, penso che questa amicizia possa funzionare. Troverò quell'ombra e le strangolerò con le sue stesse interiora. E dopo farò lo stesso con te, Tyran. Contaci». «Ah!» rise Tyran. «Non costituisce un pericolo per me, quindi buona fortuna». «E un'ultima cosa. Ora io e te condividiamo un corpo, ma se tu dovessi esaurire l'odio, sai, se diventassi una tenerona, intendo, beh, sarò io a prendere il controllo. Quindi continua a uccidere, Stellina, e guardati le spalle». La voce si affievolì fino a svanire lentamente, nascosta in un angolo recondito del cuore di Kainé. Kainé aspettò che la voce scomparisse, poi dondolò il braccio un paio di volte. «Sembra normale», pensò, «sembra mio». Disperatamente iniziò a punzecchiarsi il nuovo arto, determinato a trovarci qualcosa di sbagliato. Non voleva sentirsi normale, avrebbe segnato la vittoria della creatura dentro di lei. «Non sono un'ombra, io sono Kainé». Ripetendosi questo mantra, iniziò a scavare tra le rovine della casa, cercando di evitare l'angolo insanguinato. Finalmente, dopo quella che le sembrò una dolorosa eternità, trovò ciò che stava cercando, la coroncina di lacrime lunari. Dopo essere sopravvissute alle fiamme, i petali erano più splendenti che mai. Kainé pensò ad indossarla, ma poi la abbassò lentamente. «Mi spiace, nonnina, mi spiace tanto, non merito più di indossarla. Sono posseduta, corrotta, sono un mostro, e questa volta non so se potrà tornare normale». Tenendo i fiori stretti al petto, Kainé si accasciò per terra piangendo. Mentre il sole sorgeva a rischiarare la notte, gli abitanti del nido si svegliavano, la ragazza rimase in quella posizione, come se le lacrime potessero lavare via l'orrore che la infettava. Grandma. Come.
Kaine, you gotta live. You gotta come back to us. Ed è qui che Kaine si sveglia dai suoi incubi. Ok, qua vado veloce perché l'abbiamo già visto. It's not as good as your grandmother's. Certo, adesso il gesto della lacrima lunare assume ancora più importanza, dopo che abbiamo scoperto tutte queste cose. Tutte queste cose sulla sua storia. Emile's unflagging kindness. Our reunion was a happy one. We let it wash over us like rain. L'episodio ricongiungimento. Sembra passata una vita. Devola and Popola had to go and ruin it all. Ok, qua vado veloce, sappiamo già quello che è successo. Emile e Kaine sono state bandite dal villaggio. In quanto mostri. What is the matter? Kaine always sleep, never even a damn it. We should. Ok. I didn't get much sleep that night. For the first time in my life, I hated Devola. Devola e Popola, eh? Certo che adesso sappiamo molte più cose su di loro. Ah, comunque mi avete confermato nei commenti che le Devola e Popola di Nier Replicant non sono le stesse di Automata. L'avevo capito anch'io nel momento in cui le abbiamo eliminate in Replicant. Quindi sono state ricostruite in Automata a loro immagine e somiglianza. Rigiocherò Automata comunque, perché adesso abbiamo tante informazioni in più anche sul progetto Gestalt, su come era il mondo prima. Quindi sarà interessante farlo. Però ecco, qua non sospettavamo che Devola e Popola avessero il ruolo che abbiamo scoperto che hanno in tutta la vicenda. Ok. Should apologize, but what good with it? I got a fire going. Wait, is that campfire? I'm so happy to get to talk to you again, Kaine. Ce la raccontiamo. Yeah. I tried everything I could think of to see. I polished you with a special cloth. Lucidata con un panno speciale, rovesciato acqua calda. Yeah, but hey, Emile. Thanks for saving me. I guess you noticed how I look. Ah beh, poco ma sicuro. Well, I mean, this new form is at least I can look at you when we talk, right? Hey, so why don't you tell me something about? I'm not very interesting. Sorry. Come on, I just want to know you better. Fine. This all happened when I was a kid, before the. Prima di essere posseduta da un'ombra. Different. And when the villagers found out, but one person, my grandmother.
accepted no matter how bad things got. She's really special to you, huh? E come? Oh, hey! That gives me a... Since we cured your petrification, we should start looking for a way to cure your possession. I know we can do it if we all work together. Heck, it'll probably... Let me guess. More warm water? Okay. Can we just forget I told you about that? Loro due sono fantastici insieme, comunque. Kaine ed Emil. Ok. Ragazzi, episodio totalmente narrativo, eh? Non me l'aspettavo. Però è importante. Sleep well? Sure. And yet you're re- don't be so hot. I need to go see Deb. Very well. Ok, siamo tornati in controllo, peraltro. Seme di fiore lunare oro. 900 pezzi. Quindi però usiamo sempre Steve. What might that? It's mom's diary. I've not heard you speak. Ah, il diario della mamma. Ammalata di necrografia, giusto. It's all right. I can bear this is the only thing I have left of her. Reading it helps remind me of when we were still a family. Okay. But the final entry is... In what way? Well, here, take a look. Ah, forse non dovevo farlo adesso. Ci ha salvato il gioco. Credo che ci faccia entrare in un DLC. Say there. Can you not hear me? Ok. Sì, e tra l'altro... Ok, aspetta, ragazzi. Forse questa cosa. Non avrei dovuto farla adesso. Ci ho fatto entrare nel DLC. Non importa, non importa. Tanto ho visto che il gioco ha comunque salvato. E siamo nei panni, tra l'altro. Questa cosa la sapevo, perché mi ero informato. Siamo nei panni del protagonista di Nier Gestalt. Quindi della versione padre, del padre di Yona. E ok, direi che però questa cosa... Aspettate, possiamo uscire in qualsiasi momento, meno male. Questa cosa la faremo assolutamente in un'altra occasione. Steve ha portato a casa un pulcino, continua a pigolare, mi segue ovunque, l'animaletto più carino del mondo. Perché un contenuto totalmente extra. In realtà non so nemmeno se mostrarvelo. Non so se ne vale la pena. Devo capire esattamente di che si tratta. Ok. Va bene, ragazzi. Io direi che per questo episodio può essere tutto. Mi rendo conto che può essere stato un episodio forse un po' noiosetto. Però era importante. Era importante farlo perché ci ha permesso di scoprire tante tante cose in più su Kaine. E adesso non so davvero come... E cosa potremmo vedere in questa seconda run? Non ho idea di come verrà gestita. In ogni caso, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, alla prossima. Tereshii!